Ciao amici, allora oggi voglio parlarvi di una pubblicazione, cioè di un libro che ho ritrovato, adesso mettendo a posto tra i vari libri che sto mettendo a posto appunto facendo il trasloco, e ho ritrovato, purtroppo non c'è più il zoo a copertina, questo libro che parla di Felix Mio Mao, scritto da Pat Sullivan, scritto disegnato, qui vedete. Ho proprio iniziato a colorarlo, guardate, vi faccio vedere com'era la mia firma, vedete data 31 ottobre Stefano Calzola, quindi capite bene quanti anni ha. Quindi leggo proprio, Felix è nato nel 1923 e ormai superato la quarantina, inizia con il Corriere dei Piccoli. Questo è questo, diciamo, presentazioni di questo gatto che in pratica, ecco, difficile resista a Felix, il suo antenato da gatta deliziosa, Crazy Cat di George Harriman, il suo discendente è un topo positivo, Mickey Mouse di Walt Disney, quindi diciamo che anticipa Topolino. Questo è una, diciamo, una premessa a Di Oreste del Buono. Allora, qui vedete ci sono vari episodi, questo inizia con Felix in Arabia, dove tricamente la sua fidanzata Kitty, ci sono tutte queste avventure. E vi faccio vedere un po' di tavole. E ve lo voglio far vedere perché comunque sia è un bel ricordo. Io me lo ricordo questo Felix che in ogni occasione se la cavava, no? Vedete qui addirittura prende, che ne so, fa conto attraverso l'aiuto dei topolini, riesce a rubare dei gioielli. E poi con questi si compra del latte, oppure vedete la surrealità che vede il sole con questa palma e fa una specie di banjo, no? E fa, diciamo, fa ballare queste odalische e che, diciamo, che muovendosi fanno, come si posso dire, fanno cadere i gioielli. E poi ecco, oppure vedete qua come si ingegna Felix, gli animali del circo, qui siamo in un altro episodio, come si ingegna appunto prendendo, fa stringere i vestiti addosso a un cavallo e a un cane che li fa credere come se fosse un leopardo e una zebra, il direttore dello zoo, praticamente capendo, pensando che siano appunto animali dello zoo, li fa dormire dentro la stalla e così via. Quindi addirittura arriva poi. Ci sono tutte queste avventure, Felix pesca fortunata nello spazio, adesso vi faccio vedere, vedete qui addirittura nello spazio c'è questa bellissima diciamo riduzione della luna e lui non, Felix non sa come alla fine cade perché non trova più la luna, no? E sappiamo che è assurdo perché la luna gira e quindi quando vediamo il primo, quarto, secondo, terzo e così via. Quindi molto carino. Ripeto, non voglio fare un video lungo perché qui poi non è da raccontare anche perché sono. Però ecco, qui è di proprio Felix spaziale, qui proprio è proprio come se fosse una seconda parte. E peccato, ecco, l'unica cosa che non ho più, perché questo sicuramente c'era un sovracopertina, infatti vedete Felix Mio Mao, vedete qui una costina, ma c'era una sovracopertina, però si vede che è andata persa. Qui addirittura l'edizione è del novembre del 1965 con le officine Garzanti Milano. Ecco, poi qui carina addirittura quando lui, vedete, utilizza questo pifferaio per gonfiare la gomma lo pneumatico della bicicletta, oppure fa conto qui vuole andare a pesca. Con di questi bambini, però praticamente i bambini vengono chiamati dal nonno che devono fare lezione, vedete qua di pianoforte, lui che cosa fa? Compra questi fagioli messicani saltanti, li mette sui guanti, no? Vedete, e fa credere al nonno, no? Che i nipoti suonano, invece loro vanno a giocare a pattinare. E quindi tutto un escamotage, insomma. Nella vita, diciamo, quotidiana, molto molto carino. E come ho detto, appunto, anticipa, quindi questo era iniziato nel Corriere dei Piccoli. Va bene, questo è un breve video, ma ho voluto far vedere, insomma, parlare, ecco perché l'avevo ritrovato, mi piaceva parlarvene. Un caro saluto e a presto. Ciao ciao.